Invece della vita è meravigliosa. Ciao Davide, come stai? Bentornati a Bene. tutti. Lo sai che per avere tante visualizzazioni su YouTube bisogna fare con gli occhi così e Ah, parlare ok. in questa maniera? Non so quanti video su Ipnotizzare YouTube le vedi, persone, tipo. ma ci sono alcuni grandi YouTuber che fanno tutto il tempo con la testa così e parlano in E questa quando maniera. assentono anche, Adesso sei d'accordo con noi? ti volevo di perché devono per la cosa degli occhi. Perché ti volevo dire, caro YouTube, che a me ne sbatte il cazzo. Ecco, questa è veramente una stronzata, fatemelo dire. Bisogna che qua parliamo spesso di social network, cioè veramente sta cosa che c'è, che secondo YouTube vanno Rumore di bene dei chiudi video in occhi. cui uno chiama parla come un decerebrato, capito? Che ovviamente dà fastidiosissimo, quindi non è vero che va bene, non va assolutamente bene. Allora no. L'importante Allora, è che il guarda che. contenuto non conti niente, no? Come sempre. Sì, infatti sembra che non gli sbatte un cazzo di quello che dicono. L'importante è A muovere gli che occhi. uno si mette a fare così e poi scrive tutti gli az, tutte le cose scritte precise. Poi vedi della gente, capito, con l'accento potentissimo calabrese che parla dei cazzi. Vabbè, comunque, abbiamo. Eh? Sai che si trova? Ieri sono rimasto scioccato perché stavo girando su YouTube e ho trovato dei canali allucinanti. Tipo, c'era un ragazzo tipo di avuto una ventina d'anni, tutto strano, con i vestiti un po' particolari, che si vedeva fare presenza scenica, con un sacco di anche fatto abbastanza bene il video, e poi parlava di fucili, di armi, di una cosa assurda. Ah, beh, Così sembrava veramente quasi. come Sì, ma era completamente fuori contesto la cosa, tipo, mio però figlio, faceva sì. ridere. Eh no, devi trovare l'argomento che tira, cioè, Esatto. se vai a O vedere, comunque cioè, guarda, economico, semplicemente, se no? vai a vedere gli studi su TIE, cioè, ho appena trovato un video a Ugly Christmas Sweaters, cioè, Ah, quello lo conosco anch'io. Ce n'è uno dello Jägermeister, mi ricordo. Forse è lo stesso che Sì, stiamo esatto, parlando. quello del Sì. Jägermeister. Si In realtà gira un io ne ho sacco. avuto regalato, poi ve lo farò vedere. Ho messo qui, ce l'ho, eccolo qui, aspetta. La mia dolce, bellissima metà mi ha regalato per Natale, anche se non è ancora Natale, niente proprio di meno che lo sweater natalizio dei Suffocation. Wow, Ecco. bellissimo. Conosco Band persone death che lo metal, sono. antesignani del deathcore, grandi C'è anche là un Suffocation. tocco di Jägermeister, ci sono i due cerve, visto? C'è un Sì. tocco di Jägermeister anche là. Sì, Si vede che è probabilmente lei qua, modificata. quando l'ha comprato aveva bevuto molto Jägermeister, Esatto, anche se attento. lei ama in particolare il Frozen Margarita, però questo non ce ne Oh, frega ok. niente. Sì, nel Frozen Margarita, infatti andiamo spesso al Se venite a messicano, Berlino, lei beve conosco un Frozen prosto. Margarita e io anniento le mie, si può dire emorroidi? No, non si può dire, quindi non lo diciamo. Anche a Berlino conosco un posto dove mangio spesso, dove fanno, sono famosi per il Frozen Margherita, veramente. Perfetto, io infatti nel momento in cui cadrò in disgrazia mi aprirò un ristorante messicano, ci apprendiamo e farò il Frozen Margarita senza il Margarita. Però devi Comunque prendere io volevo. un sombrero gigantesco con gli specchietti, tutte quelle Fantastico. cose C'è là. scritto prepuzio, non vero? Beh, c'è scritto prepuzio sulla felpa tu? No, c'è scritto silenzio, Ah, oppure dirà che non si silenzio. vede perché c'è il nome, Ah, no, tipo. perché infatti se no. È per le Ok, bambine, cioè, e faccio messaggi tu subliminali. sei in un. Magazzino, no? In un magazzino, no, perché è vero che non c'è. No, Ci sono in una sono. stanza della casa, solo che questo, scusate, questo mobile è appena stato trasferito da un'altra stanza qua, quindi è Ah, ancora ecco perché non vuoto. c'è nulla. In realtà è tutto un trucco, è una cosa degli YouTuber, no? Perché riempire di concetti i mobili vuoti, no? Tutto Ok, quindi calcolato, chiaramente. adesso riempiremo di wonderful, di meravigliosi concetti. Quel mobile Questa scattato. live Boh. parlando di questo film che attira l'attenzione in particolare per il titolo, appunto, questo gioco di parole, It's a Wonderful Knife. Knife. Sì. Che vuol dire coltello, per chi non lo sapesse? Tra l'altro, ho visto che IMDb è già scrive knife senza la E, evidentemente non si può scrivere la parola. Lo sai che mi sa che in quei posti la parola knife non si può dire? Sai che Perché è una l'ho parola visto troppo. anch'io, l'ho notato anch'io pochi minuti fa questa cosa. È troppo Perché la parola. violento, forse? Dire coltello, cioè dice scusa, Sì, beh.
Cioè dice, devo tagliare il pane, mi puoi passare il pene, cosa dice? L'arnese, il tagliante. Ma se, è come ChatGPT, qualsiasi cosa chiedi, anche se parli di cinema, e per esempio scrivi una sceneggiatura per un film dove rapiscono una persona, per esempio, cominciano a dire no, sì, il problema è che rapire una persona non è una cosa buona da fare, e tirano su un pippone pazzesco, tu non puoi chiedere assolutamente niente. Guarda, veramente sembra, volta... che sembra che il mondo sta diventando la Cina, cioè delle cose no, non si possono neanche pensare. Gesù, cioè io ho chiesto, fammi una sceneggiatura su un nano omicida in un paese in provincia di Caltanissetta, tipo per ridere, no? E mi comincia a dire, sì, ma i nani, insomma, bisogna lasciarli perdere. Tutto sì, così, okay. Insomma. Non può essere. Io addirittura cercavo di, cioè questo mi ha un po' stranito, perché cercavo di metterci su una, su un, su un'immagine, una camicia di forza, persino, oh, allora ho scritto, ragazzi cinesi a scuola con la camicia di forza, e non me lo faceva. Ho scritto in diverse maniere la camicia di forza. Ah, mettevo cinese con la camicia di forza. Niente. Allora, camicia di forza. Niente. Mi faceva vedere ancora il cinese. Ho detto, beh, beh, allora non si può dire camicia di forza, perché la gente... Cioè, questa forma di censura è un po' agghiacciante. Questa forma di censura è dittatoriale. Sì, e poi la fanno talmente vasta per coprire tutto che diventa una cosa che non puoi fare nulla. Sì, allora, cioè... il generatore di immagini, non lo so adesso, ma fino a 3 mesi fa che provai per curiosità, ho provato a mettere dei... cioè scrivere, di fare delle cose a livello di pornografia, di nudità, e quello veniva tutto, cioè, stranamente. Cioè, insomma, chiaramente non devi chiederlo diretto, tipo... Dipende quale usavi, ecco. Tra l'altro, sì. Comunque non tutti, però, però sì, sembra che sia più incline a evitare la violenza che il esatto. porno, cioè se scrivi zine grosse. Sì. Allora, vi facciamo vedere il trailer di questo film, lo facciamo vedere? Sì, sì, per me. L'ho appena visto, tra l'altro, ma lo rivedo volentieri. Appena visto il film o il trailer? Il trailer, il trailer, il film l'ho visto ieri sera. Ok. Poi ho cercato se ci fosse un finale dopo i titoli di coda, sai, un finale, un... come si chiama? Un easter egg, sì. È strano. Purtroppo no, ma non c'è proprio il finale, secondo me, però poi ne parleremo dopo. Sì, no, ho pensato. È un film di natalizio. E questo è lo slasher. Questo è il... Brava l'attrice protagonista. Uh-huh. È un film di cui si capisce tutto fin dall'inizio, ma non c'è nulla di sorprendente. Sì, ecco. Sì, non... Justin Long, un ottimo cast, devo dire. Sì, deve essere la Babbo Natale che tutti ricorderanno per Jeepers Creepers in primis, gli amanti dell'horror. Che c'era in Barbarian anche, eccolo qui. Lui ha fatto oltre 100 film, cioè lo si vede un po' ovunque. Apparentemente ci raccontano tutto il film, cioè, che è girato come adesso si fa nel trailer. La temperatura è molto rigida, non solo per il Natale. He likes killing. I'm here now. Let's have some fun. Hey, you. Hey, Marcus. Be careful. Nothing's going. You gotta stop him. And get my wife back. You'll be safe now. Okay. Eh beh, insomma, vi è venuto voglia di vederlo? Boh, non lo so. Adesso lo vedremo, se vi è venuto voglia di vederlo. Guardiamo questa volta tutto. Non mettiamo immagini di ragazze, perché non è che ci sono tante ragazze nel... E poi è molto freddo, quindi sono tutti ipervestiti. Quindi... Sì, sì. Allora, io la prima cosa che ho identificato, non so se tu hai visto Thanksgiving di Eli Roth. No, purtroppo non l'ho ancora visto. Vabbè, praticamente film molto simile, nel senso che è una festa e viene, c'è lo slasher. L'immancabile. Il film di Eli Roth, tecnicamente più... pochino tecnicamente sbagliato, però sono due film molto simili. Cioè,
la prima cosa che posso dire, se avete visto Thanksgiving e vi siete divertiti e dite, ah caspita, vorrei vederne subito un altro simile, potete guarda, andare a vedere It's a Wonderful Life, diciamo, insomma, perché è fondamentalmente un uno spoof, un succedaneo di una copia, insomma, di un di uno Scream. Esatto, Scream infatti è la cosa che ti viene in mente a inizio e fine subito. Come poi diventa altro, diventa tutto. Ma volevo chiederti, già che ci sono, immagino che una differenza tra i due film, io non ho visto comunque Thanksgiving, sia il fattore vermiglio, nel senso, immagino sia molto più splatter, gore, il film di Eli Roth, no? È più splatter, gore, anche perché è un po' più ricco, secondo me il limite... Okay. Anche se io mi aspettavo di me, cioè in realtà è fatto bene secondo me It's a Wonderful Life, almeno fino al finale, dove secondo me per problemi proprio di budget non ce l'hanno fatta. Eli Roth chiaramente è uno dei registi che è al top, no, della produzione cinematografica, quindi è in grado di fare degli horror più articolati, quindi sì, sicuramente Thanksgiving è superiore da questo punto di vista, più violento. Questo qui sì, è abbastanza violento, però non abbiamo esplosioni di violenza inaudite. No, io l'ho trovato forse un po' anche noioso riguardo al modus operandi del kill, molto forse troppo rapido, troppo veloce, però insomma sì, il kill fondamentalmente potremmo dire che, anche se sto killer è particolare, facciamo vedere come è fatto sto killer, come avete visto nel video, comunque questo killer è particolare, però non è proprio, cioè non è proprio il cuore della storia. Cioè, il film, no, secondo me la cosa che mi ha divertito di sto film, quale gli davo 2 lire, però in realtà per la stragrande maggioranza del tempo mi ha divertito, quindi io comunque gli do un pollice su, nonostante alcuni limiti di cui parlerò. Però la cosa particolare del film è che gioca con... cioè parte da uno slasher, ma non è il cuore della storia, lo slasher, ma è la sua struttura, l'idea di fondo, la parodia di fondo. Tra l'altro è lo sceneggiatore fatto esatto. Il film di Freaky. Esatto, infatti stavo leggendo la carriera, insomma i 5 film che ha sceneggiato sono tutti riguardo a comunque viaggi nel tempo, comunque... come si dice, soggetti bidimensionali, eccetera eccetera, sembra quasi ossessionato da questa tematica. È interessante. Sì, secondo me è perché gli chiedono sempre la stessa cosa, però se qualcuno ha visto Freaky, che comunque in effetti è uno slasher in cui per un non mi ricordo manco quale magia c'è lo switch di personalità tra un serial killer, Vince Vaughn, e una ragazzina. Interessante. Tra l'altro recentemente abbiamo parlato di un film che è molto simile a Freaky, cioè che praticamente è la stessa cosa, quindi insomma non è, è una cosa che è stata ripresa, e sono film divertenti. La caratteristica del fatto che succede qualcosa di strano, di magico, che poi cioè si prende, no, la base. In questo caso lui prende la base di uno slasher e dice, vabbè, facciamo succedere qualcosa di assurdo. La cosa, secondo me, che io ho trovato da cinefilo fica, è che questo ha preso quello che possiamo considerare la madre di tutti i film di Natale. Oggi, per la prima volta, abbiamo visto esatto. Con la mia bambina... Mamma ha perso l'aereo. Mamma ha perso l'aereo, che è il film preferito di mia moglie, che non vede sempre l'ora di vederlo. Quando è Natale, per lei non c'è Natale che non si può vedere. È un po' come vedere. La poltrona per due per lei, insomma, praticamente. Sì, insomma, è uno di quei film lì che si deve vedere a Natale. Tra l'altro mi è venuto in mente che, com'è che hanno fatto Home Alone, ma non hanno fatto Rome Alone? Cioè nel senso lui che si perde a New York. E invece hanno fatto Homo Alone, che è la versione gay di Home Alone. Vabbè, comunque, dopo questa stronzata... Però se tu vedi praticamente Mamma ho perso l'aereo, così come
SOS Fantasmi, che sarebbe quello là, no? Insomma, Bello, con Bill con Bill Murray. Murray, cioè molti di questi film c'è qualcosa di succede. Mamma ha perso l'aereo, se lo perdono lui, però lui a un certo punto crede, e quella è una citazione da La vita è meravigliosa di Frank Frank Capra, Capra. cioè il fatto che crede di aver desiderato di non avere più la Tu famiglia, sei la famiglia è esatto, prende scomparsa, pure, no? si chiede In realtà è un errore, perdono. però quello in realtà è una cosa di Chris Columbus, che tra l'altro, insomma, quello che ha scritto pure Gremlins, no? I Goonies, Esatto. eccetera, eccetera. Chris Columbus, cioè, ha ovviamente lì fatto la citazione da La vita è meravigliosa, perché nella vita è meravigliosa, che è un film, è diciamo il film che ha aperto questo E filone di. che in America, sottolineiamo, tutti conoscono ovviamente, è una cosa. Sì, è un film, ma penso Vabbè, pure un po' di anche tempo la fa in scena Italia. in cui Jimmy Stewart corre per il paese in bianco e nero sotto la neve e dice Buon Natale a tutti, credo che la sequenza o parte di sequenza che è stata più ripresa nel cinema e nella televisione al mondo praticamente. Sì, Si vede probabilmente. Io non ovunque. so se in Italia è così popolare. In realtà, magari per quell'epoca da noi sono più popolari dei film italiani. Non è Però. molto popolare secondo me, però nell'immaginario, allora, dai film americani viene citato talmente tante volte che comunque c'è quella scena, tutti la ricordano più o meno. Che poi magari non sanno il titolo, non sanno tutto il soggetto del film, sì, sono d'accordo, Esatto, però insomma. hai perfettamente ragione. Comunque, in quel film, che è il film principale in cui succede qualcosa di strano, succede quello che si potrebbe chiamare un salto dimensionale, Sì, fondamentalmente è questo. che tra l'altro è un salto dimensionale, ma fondamentalmente è ispirato sicuramente a The Christmas Carol, no? Il canto di Natale di Dickens, perché anche lì Esatto. comunque c'è questa sorta di sliding doors, cioè questa sorta Sì. di ti faccio vedere che cosa succede se. E allora, in quel film, come in questo film, per questo l'abbiamo ribattezzato La morte è meravigliosa, lui sta depresso e dice: vorrei non essere mai nato. La stessa Esatto. cosa che dice la protagonista di questo film. E lì ha Esattamente. trovato la cosa divertente, cioè l'idea è figa, perché lui dice: non è mai, ah, se tu non fossi mai nato, guarda che vita avrebbero fatto le persone che ti vogliono bene. In un Esatto. contesto di uno slasher, infatti, il film praticamente, cioè, c'è una piccola parentesi, c'è una piccola parentesi. Secondo me questo voleva essere, secondo me, perché ci sono molte citazioni da Scream. Voleva essere pure un capitolo di Scream, cioè lui avrà pure provato a dirgli a chi c'ha diritti di Scream: sentite, perché non facciamo una versione di Scream in cui praticamente succede questa cosa, Natalizia. natalizia? Sì, infatti. Tant'è Sì, si vero che vede ho soprattutto letto all'inizio che. quando sono nell'appartamento, è proprio chiaro, cioè, pensavo, c'è addirittura la mora e la bionda, cioè sembra veramente di vedere un'immagine di Scream per certi versi. Tra l'altro, ho letto che l'angelo, il killer, è ispirato alla prima. Primo bozzetto, cioè praticamente a quanto pare il personaggio, il killer di Scream, doveva essere bianco. Non lo sapevo, sta Sì, cosa l'ho qui. letto anch'io questa cosa qua, sì. Sì, Questo qui, infatti, è bianco ed è vestito da angelo. Non so, è vestito, vabbè, non è male quella maschera così, cioè è anche no, abbastanza però chiaramente studiato. Scream hanno scelto meglio, secondo me, perché Sì, sì. è più iconografico di questo. Questo, secondo me, sembra un po' una palla dell'albero di Natale, dai, facendo Sì. così con gli Sì, occhi, la maschera, tipo, la palla di Natale assassina, tipo, una cosa del è genere. parodistico, però se vedi pure quello lì di Eli Roth fa un po' cagare. Insomma, il problema è che quando tu fai diciamo la verità, apriamo sta parentesi sullo slasher, così arriviamo più tardi a dare gli spoiler. Cioè, i film slasher che sono sempre funzionati sono quelli che hanno il, al di là del fatto che sono girati bene, quello che vuoi, ma che hanno il personaggio dello slasher, l'assassino, che è figo, che te lo ricordi. Esatto, e Perché che ce ne la gente stanno un ha voglia di sacco, capito, che rivedere. non. E che la gente ha voglia di rivedere volentieri, no? Quindi puoi fare sequel, perché insomma lo slasher
È molto vicino al concetto di franchising, come abbiamo visto, insomma, che sia skill reale, cioè senza Cioè, tu fantascienza, vedi no. uno, te lo ricordi, per dire, se pensi a Terrifier, no? Cioè, Sì. Terrifier comunque c'è quel coso lì. Voglio dire, alla fine uno, se uno dice, cazzo, è un pagliaccio, ma quanti Cristo di slasher con un assassino pagliaccio ci sono? Ce sono miliardi. Ce ne sono Sì, da Killer Croc from Outer Space a quelli sei, Sì, ma comunque. Joy, come Vabbè, Joy It Kill, cioè, anche in un certo senso, sì. senza. Ce ne sono veramente tantissimi che hanno cercato di prendere il pagliaccio. Allora dici, che cosa c'ha in più quello di Terry? A parte che il film è violentissimo, tutto il fatto che è serio. Cioè, che Esatto. c'è qualcosa. In realtà, quello che definisce Terrifier è il fatto che come viene inquadrato, girato, cioè quello che succede quando viene inquadrato, è camera ferma e c'è questo qui che ti mette inquietudine perché cioè, sta lì, cioè, ha qualcosa di strano, anche Sì, è una poi specie cosa di vuole Pierrot. fare lo fa nella maniera peggiore, tra l'altro, sì, cioè più crudele. Sì, Cioè, al di là che uno pensi, ok, voglio prendere un personaggio figo, tu ricorderai, insomma, comunque Jason, prima di diventare Jason con la maschera iconica, esatto. e c'è la sacchetta in testa nel 2. Sì. E sto sacchetto in testa, per quanto non è male il sacchetto in testa, però boh, forse non sarebbe durata così tanto la saga, che poi è Come con la rubato maschera da Mad d'occhi. Max, Poi se non avesse avuto la maschera. pensiamo alla maschera d'occhi, per noi ha una valenza un po' diversa. Se pensiamo negli Stati Uniti, in Canada, in un certo senso anche in Germania, cioè l'occhi va moltissimo, l'occhi sul ghiaccio. Quindi è un Sì, simbolo, Russia come che pure. fosse per noi apparterebbe al calcio, per dire. Cioè, è una cosa che vedi tutti i giorni, non è, per noi è diverso, è veramente diverso il significato di quella maschera. E chiaramente lì, in quell'accezione, l'idea veniva da Mad Max, no? Cioè, nel senso, è stata rubata l'idea Sì, di Venerdì 13 per usarla in quella direzione lì. Però, comunque, lui ha un aspetto particolare. Ci sono tanti slasher, tanti film slasher che hanno fatto. A me mi incuriosisce sempre quando fanno uno slasher nuovo, perché dice, ok, vediamo che si sono sognati, come l'hanno fatto, che aspetto gli hanno dato all'assassino, no? Perché delle volte, che ne so, la faccia con lo smile, e allora quell'altro che cioè, è difficile pensare. Cioè, io ci ho pure pensato, no? È ovvio che uno ci pensa, e mi sono venuto, per esempio, qui in Cina ci sono delle maschere strane. Non so se ti ricordi quando mi sono trasferito in Cina, andavo in giro con questa maschera sì, assurda, capito? quella rossa, nera e bianca mi pare fosse, Esatto, no? che quella è una delle maschere Hai acceso qualcosa? Perché sento un rumore di fondo un po' strano, come se ci fosse una cosa così. tipo. No, vero? È come una cosa ritmica. Ring, ring. Sembra la colonna sonora di un film horror. Ah no, aspetta. Ecco, non c'è più. È un hard drive che ha cominciato a fare uno strano rumore di quelli lì quando ho aiuto, sto per morire. L'ho staccato. Ok, ah, bello. Molto Spero che carino. non Non si se ne rovini vada perché per sempre, c'ho tipo. un sacco di roba dentro. O forse vuole diventare un nuovo Un nuovo killer dello slasher, slasher, sì. tipo. Comunque, in questo caso, lo slasher che vediamo in It's a Wonderful Life dovrebbe rappresentare un angelo. Sì, però sì, a me sembra più una palla di Natale, effettivamente. Sì, però lo dicono, Angel Falls, no? Scrivono anche nel Posto, paesino, sì. tipo gli angeli cadono, e poi tagliano e scrivono Devil's Fall, i diavoli Demolo, sì. cadono, tipo. Sì. E lui pratica, e va lì, inizia il film, diciamo, tutto l'inizio del film, una ventina di minuti, è
Sì, uno fanno vedere, slasher. presentano questo piccolo paesino di Vancouver, del Canada, e c'è questa ragazzetta che aspetta, questa ragazza, la protagonista che aspetta il nulla osta, ossia di essere ammessa a una scuola di arti visive, mi pare, di New York. Viene rifiutata, si vede all'inizio, quindi è delusa, e poi c'è, insomma, c'è questo piccolo problema che è un classico, no? C'è un killer che ammazza la gente di sera nel paesino. E cosa succede appunto dopo questi 20 minuti in cui si presenta un po' tutto, si vedono delle morti, eccetera, che lei, più per Si sbaglio, per introducono i sconvolta, personaggi, va molto con calma, infatti, esatto. cioè proprio anche perché comunque c'è un motivo, cioè è importante per la narrazione del film che si capisca Esatto, chi è chi. perché sono a Cioè. modificarsi ovviamente in itinere, quindi appunto se no non esattamente, se no, e lui è il perno, fondamentalmente come dicevi te, non è proprio veramente il protagonista, ma è il perno della storia. Cioè la storia non è neanche un horror se togliamo alla fine Sì, è più l'assassino in commedia fantastica specie. con Quasi parodia essenziale, slasher. esistenziale volendo anche. E cosa Esistenziale anche, succede? sì. Che lei, appunto, come su Wonderful Life, come Jane Stewart, esprime un desiderio dopo che lei. Ma aspetta, scusate, ho dimenticato un pezzo. Una bella sera, lei, insomma, diciamo chiaramente, perché succede quello subito, ammazza il killer. Lo ammazza. Cioè, si E trova una colluttazione, lei è l'eroina della situazione e si esatto. trova a avere, tra l'altro, una maniera un po' più creativa. Sì. Sì, lo fa, praticamente lo fa elettrocutare, cioè tipo sedia elettrica, e va bene, non occorre che diciamo, vabbè, e dopodiché passa qualche tempo e lei è in crisi, perché chiaramente ha Un anno ammazzato il passa, serial killer, esattamente. passa un anno, poi non si sente compresa dalla famiglia, dagli amici, eccetera, perché tutti vogliono comprensibilmente anche dimenticare tutto il fatto, mentre lei ancora avrebbe bisogno, secondo me, di un percorso, ma non lo fa Sì, evidentemente. è anche divertente sta cosa perché viene presentata in maniera divertente, cioè a me mi ha fatto morire da ridere quando praticamente è Natale, a lei gli regalano una tuta rosa, poi al Ah sì, fratello gli regalano un camper. un mega fuoristrada pazzesco di Sì. quel posto E lei rimane, americano. ma lei ma la cosa che posso, cioè lei lì si incazza, dice ma voi non ve ne frega niente, però in realtà, cioè, perché a lei gli Sì, regalano... che poi è una tuta tremenda, tipo di fucsia definibile da tipo white trash style, tipo. Sì, a lei gli E sta poi lei bene, insomma, deciderà, è dice, un non vorrei essere fischietto, mai appunto. nata, no? Classica Sì, maledizione, comunque gli dice lui. prende malissimo sta cosa, secondo me gli prende più male che al fratello gli hanno regalato un camper e a Sì, lei, non so, senza motivo quasi, tra l'altro. E poi c'è l'aurora quadriplicato. boreale, per quello è Vancouver. Adesso non so se questo è il motivo che l'hanno girato là, però insomma da lì si vede evidentemente c'è questa aurora boreale che fa sì che lei possa, per qualche sorta di, vai a sapere te, magia oppure allineamento universale dell'universo, eccetera. Insomma, lei in poche parole, come dicevi te, si sveglia in un'altra dimensione in cui lei non è mai esistita. Il suo sogno viene realizzato, cioè E diventa un non il suo incubo, sogno, tra il suo l'altro. desiderio viene avverato, Esatto. cioè, E lei si ovvero trova è nel suo come se lei non paese, ma fosse lei mai nata, non però si c'è. trova in un posto dove e si trova sempre lì. Quindi se lei Trova non è come mai nata, Rambo quando l'assassino non è torna a mai casa, morto. nel senso, nessuno la conosce, cosa vuole. Tra l'altro c'è anche un po' di, nel senso, un po' di malfidenza nei suoi confronti. Trova la sua migliore amica, quella ricciola che ha per i neri. Lei dice, ma chi sei? E piano piano, cioè piano piano, riesce insomma a imporsi, a Sì, quella è convincerla che lei magari una comunque parte un po' è interessante perché è una parte che ti dà quella sensazione di ritorno al futuro. Secondo me ci sono sì, anche delle chiaro, citazioni di sì. ritorno al futuro, cioè tu vedi che c'è lei che non riesce a capire che cosa sta succedendo. Secondo me molto spesso in questo film capiscono cosa sta succedendo troppo facilmente, cioè ci arrivano. Ah, ecco, no, è successo così. Cioè, come cazzo è possibile? Che la gente, cioè, ci vuole un po' di Sì, il film tempo. è molto lineare. Secondo me cambia molto di registro. Appunto, i primi 20 minuti, come dicevi te, è molto scream, molto slasher classico. Dopodiché si trasforma, diventa, sembra un film di Natale, in un certo senso, un po' adolescenziale. Cioè, cambia di registro più volte. Questo è anche forse un limite che viene dato al film, nel senso che mette i piedi in più scarpe.
senza riuscire, senza andare a fondo veramente in ogni tema che tratta, sia quello horror, dal punto di vista horror, che dal punto di vista esistenziale. Però sì, il lavoro è fatto bene, alla fine, poi appunto, Come dopodiché uno si riceve Freaky la è più una sorpresa. ripeto, è una commedia parodia, cioè, sai, se io dico una parodia horror, uno pensa a Scary Movie. Esatto, sì. Non è quel tipo, no, invece, in No. realtà la cosa che a un certo punto mi stava divertendo, ho detto, caspita, è che se tu ci pensi, tu potresti prendere qualsiasi film e farci la stessa cosa, cioè tu puoi, che ne so, The Truman Show però slasher, che ne Sì, alla so, fine. SOS Fantasia, cioè, che ne so, Ghostbusters però slasher, cioè puoi fare qualsiasi lettera, probabilmente questa è l'idea che gli è venuta in mente allo sceneggiatore, ha detto, Sì, è come il porno praticamente, puoi fare se qualsiasi tu cosa porno. puoi fare qualsiasi cosa mettendo gli elementi dello slasher, perché poi fai succedere le cose assurde e è un tipo di personaggio, no? Un tipo di figura che la gente sa già quello che farà. Cioè la gente sa talmente bene quello che succede negli slasher che se tu la Sì, che metti li in un riconosce contesto a completamente naso. diverso, dà effettivamente, automaticamente fa ridere, ecco, No, o chiaro, ma poi comunque. anche lo slasher è talmente comunque, alla fine è un sottogenere che c'è da anni e che viene comunque ultimamente, poi ne sta uscendo un sacco e quindi li riconosci subito, cioè a naso proprio, nel senso, sei dentro e dici ok, che poi crea anche, probabilmente crea anche uno stacco un po', forse anche voluto, tra appunto lo slasher, i dettagli, i capisaldi dello slasher contro o comunque infilati a forza dentro una fiaba di Natale alla fine. Cioè è un po', forse per quello che tiene molto distaccate i due stili di scrittura, cosa che comunque lo accusano di ciò, ma perché no, probabilmente anche voluta. Sì, Adesso possiamo anche in dire realtà il... c'erano stati altri slasher di Natale, penso, no? Comunque con Ce ne sono tanti, sì. Salta Sì, Slay, che mi sembra che c'era Goldberg, il wrestler. esatto. Cioè, ci sono, Ce ne capito? sono mille. Jack Frost, quello horror, Sì. che era il pupazzo di neve. Però in questo caso non è tanto Già, basta che l'angelo. Ah, sì, infatti, Luciano. Sì, e poi, tra l'altro, poi adesso possiamo dire, adesso arriva il vero spoiler, lo spoiler un po' più forte. Che comunque si vede nello stesso momento in cui lei ammazza il pupazzo, chiamiamolo così. Allora, l'assassino chi è? Il sindaco della città. Ecco, e qua c'è un'altra tematica ancora, perché questo sindaco riesce un po' quasi a soggiogare, è una rivista di prima categoria, crudele, avaro, anche se non lo dicono, è un po' il cattivo del Natale, dal punto di vista della Castellong. fiaba. Sì, e lui è anche, ha anche una faccia che è... Io non ci avevo mai pensato, però è molto bravo a fare la persona antipatica, fastidiosa. E lui soggioga, cioè lui è in grado di soggiogare a livello quasi di, cioè, siamo quasi vicini all'ipnosi, sembra quasi il villaggio dei dannati, ci sono queste persone che lo guardano, è Questa cosa non si sa veramente come incredibile. perché, tra Sì, quello l'altro. è un po' raffazzonato, effettivamente, è un po' anche perché... Cioè, diciamo, nel suo controllare i suoi elettori, le persone, arriva a un controllo che è quasi, cioè, gli fa fare quello che vuole. Insomma, ci sono Sì, delle cioè, cose che non infatti dico. non capisco, cioè, sai, ci sta questa situazione qui del desiderio che viene avverato. Vabbè, e quindi già per quale motivo poi in più si aggiunge questo elemento che lui, cioè, non è che convince la gente, sono proprio ipnotizzati. Perché Sì, sono sono ipnotizzati? ipnotizzati e quello non ha una base Non quasi, c'entra e un questa è cazzo con anche una niente. critica che viene fatta, che sono, mi trovano in parte d'accordo. Effettivamente questo è un po' troppo. Al che cos'è? Forse in scrittura sono dei pezzi che hanno tirato, cioè sembra quasi un concetto che è stato preso da un altro tipo di sceneggiatura, nel senso che è stato estrapolato e attaccato, oppure... Proviamo a immaginare senza quella cosa, forse dico io, la cosa sarebbe Mi ha diversa. distratto, Una devo cosa dire, troppo povera. parecchio quella parte lì.
Sì, perché c'è questa scena del sindaco con tutta la, tipo linciaggio, no? Questa atmosfera da linciaggio, tipo, che è un po' forzata, no? Sì, allora, se okay, arrivando a quel punto è praticamente il finale del film. Dato che mi è crollato praticamente a quel punto, in quella situazione lì, ho cercato di capire, ma com'è che sto film, che comunque funzionava, a un certo punto così crolla e diventa... E ho pensato che quella scena lì prevedeva una scena di massa. Magari in sceneggiatura c'era scritto che c'erano migliaia di persone. Cioè, che era qualcosa di più complicato e che magari hanno dovuto alla fine. A me è capitato un paio di film che ho fatto in Italia, è successa questa cosa qui, cioè che perché chi faceva gli effetti speciali aveva detto di saper fare una cosa che invece non sapeva fare, all'ultimo momento, proprio all'ultimo, è stato cambiato il finale. E in un caso non ha cambiato tanto il risultato del film. In un altro caso è cambiato totalmente il finale del film, cioè il finale è una cosa importante. E lì magari si sono trovati che stavano girando, anche perché leggevo che il film è stato girato poco prima di fare che uscisse, cioè proprio mesi prima. Di fretta e furia, insomma. Fretta e furia, a un certo punto hanno detto: oh, guarda, sta cosa qui non la possiamo fare, perché probabilmente è una scena di massa. Allora mettiamocene un'altra, tipo. Allora scrivi al volo un'altra roba, e lì capito anche psicologicamente. Estremo, capito? Eh sì, la Perché pressione, no, anche. sì, cioè tu dici: che cazzo, come sarebbe, che cosa ci metti, che qua, ah, porca puttana, così come fece, il film è fottuto. Questa è l'aria che succede quando succede una cosa del genere, no? E soprattutto se non c'è gente con i coglioni che dice: ok, dobbiamo Sì, trovare qualcosa deve un essere piano B. successo per forza, secondo me, perché Sì, perché se comunque il no finale è è troppo a delirio. cazzo di cane. Sì, ma poi c'è questa cosa che controlla le menti e che fanno quello che fanno, anche degli atti violenti, non ci sono più. Ah, eccomi, ero dietro la macchina, mi ha detto nascosto. No, come si dice? Sì, ci sono anche delle, visto che ormai abbiamo detto, ci sono dei momenti in cui il sindaco, appunto, fa ammazzare una persona, se non Sì, ricordo cioè, male, per chi addirittura. non l'ha E là adesso visto, sono rimasto così, tipo, ma praticamente, cioè che il possibile? sindaco sia l'assassino si sa da subito, tant'è Da che subito, quando vero? lei ritorna nella situazione, lei sa già, cioè l'assassino non è morto, quindi l'assassino continua a mietere Sì, vittime. è Lei sa interessante che lei già. sa chi è l'assassino. Quello sì è divertente. E l'assassino è diventato il sindaco. E tra l'altro, cioè, non ha senso che l'assassino sia il sindaco. Comunque, tra l'altro, secondo me è fico, anche se si intuiva che nella nuova realtà l'assassino non era proprio il padre, non era proprio il sindaco, perché quando lei uccide, crede di aver ucciso il sindaco, invece scopre che è un'altra persona. Che è un'altra persona, Secondo esatto. me era meglio farlo tutto più articolato, sta storia, perché non si capisce bene per quale Sì, ma perché motivo hanno poi. voluto fare due cose che non stanno bene assieme, ecco, per dirlo in parole povere, infilarle a forza, è vero, è vero. Sì, c'è un po' di casino nel. O dettagli che richiedevano tempistiche diverse o svolgimenti diversi, Secondo no? me, Cioè. però, rovina, cioè, veramente è il classico film che tu diresti: ah, dai, un 6, 6 e mezzo ci sta, invece con questa roba qui va verso il 5. Ecco, Eh detto proprio in sì. maniera. Quello che possiamo dire di questo film, se andate a leggere anche oltreoceano, recensioni anche da noi in Italia, eccetera, è un film che mette d'accordo. Allora, ci sono film che hanno giudizi giustamente anche totalmente eterogenei. Questo film mette d'accordo un po' quasi tutti, che è più o meno appunto sulla mediocrità, diciamo così. Sì, ma soprattutto, cioè, è proprio sbagliatissimo. Io, per dire, anche il finale finale, no? Quando la ragazza è contentissima perché ovviamente le cose sono andate bene, lì pure l'ho trovato frizzante, però c'è questa parte qui proprio del finale che è talmente Sì. fatta male che ha rovinato il film. Cioè, io glielo andrei a dire al regista, ho detto: guarda, ma che cazzo avete combinato? Io fossi in te. Dopo aver visto questa cosa, so che è impossibile, anche perché
include Justin Long, poi è tutto ambientato su sto palco, che sto palco fa cagare, c'è la folla, la folla sono due... Cioè, che è proprio il classico palco da The Walking Dead, per dire, là ci sono spesso scene dove c'è, però è un altro discorso, è un altro tema, un'altra tematica. Sì, no? Ma poi quelle lo cominciano a prendere a pugni così... Non si sa, sì, non... sì, tra l'altro è vero. Sai cosa quella è girata tipo veramente in 2 ore, quella scena lì. Non vorrei che fosse stato che le intenzioni fossero di una miniserie inizialmente, e quindi dopo non hanno potuto farlo, hanno infilato dentro ingredienti che erano in realtà per una serie o per una miniserie, non lo so, potrebbe essere anche quello. Non lo sapremo mai in realtà. No, quello no, sì. C'è da dire che, tra l'altro, ci sono degli attori non male, cioè nel senso c'è Catherine Isabel, che è quella di Ginger Snaps, di Freddy contro Jason, insomma... È che sarebbe la sua migliore amica, no? Sì, la zia. Quella che fa la zia è un'attrice nota nell'horror, perché aveva fatto tutta la serie di Ginger Snaps, di sta ragazza che quando gli venivano le sue cose trasformava un licantropo. Sì, l'ho visto anche cinema, molto bello, tra l'altro. E anche faceva vedere le tette in Freddy contro Jason, che è un film che ha avuto un enorme successo all'epoca. Sì. E poi ci sta anche, Cassandra Nahud, che noi abbiamo visto nel film Influencer, te lo ricordi, la ragazza con la faccia... l'attrice queer con la voglia, no? Sì, con la voglia sul viso. Sì, lei è un po' sprecata, perché lei ha delle grandi doti come attrice. In questo film, dico, è solo una... poco più che una comparsa, praticamente. Sì, anche lì sembra... Tu dici... Cioè, sai, scegli un'attrice... con un aspetto così particolare. Sì, e poi se hai visto Influencer dici, ma come, dai, deve fare qualcosa così diabolico. Se tu hai un'attrice con quell'aspetto, tu dici, perché gli fai fare? E quindi magari sono state tagliate delle robe, non lo so. Infatti lei scompare nella seconda parte. C'è Joel McHale, che chi conosce la serie... comica Community è il protagonista, praticamente, quindi insomma il personaggio che fa il padre. Sì, no, lui ha anche un volto iper noto, effettivamente. Sì, cioè, se c'è una serie, una sitcom che si chiama Community, che è famosissima, e lui è il protagonista. Cioè, se uno conosce Community, è come, sai, in questi casi, capito, se tu vedi quella, la conosci, altrimenti, insomma, però comunque è molto famosa la... Lui era anche in Becky. Sì, esatto. Infatti, di cui abbiamo parlato recentemente. Sì. E vabbè, comunque, insomma, quindi è un film che comunque è riuscito a mettere in mezzo un po' di nomi, probabilmente ha sudato per fare una cosa del genere, e non ha... è un peccato, sì, cioè, se si fosse stato un finale figo, probabilmente adesso staremmo parlando con più entusiasmo. Enfasi, sì, è vero. Ci staremmo magari strappando le mutande. Però bisogna dire la verità, cioè sta roba qui è un po' così. Stavo comunque guardando, ma non trovo niente. Tra l'altro tu ti aspetteresti che una cosa del genere generi un sequel, giusto? Beh, questo è chiaramente l'idea che immagino. Allora, sequel, però effettivamente sequel di cosa? Perché della vita della ragazza, di questo... No, in teoria non dovrebbe esserci un sequel, però... In realtà nel finale che vediamo, quando tutto va bene, period. Finito. Io ho cercato non succede altro. Ti ho detto prima, perché siccome si vedono delle luci natali in giardino, se non mi ricordo, ho guardato, cercato fino alla fine, c'era appunto un easter egg o qualcosa in cui... Non so, si muoveva l'assassino, sarebbe stato patetico al massimo, però voglio dire, cioè, di solito, perché no? Non è successo niente, no? No, assolutamente nulla. No, infatti, tu ti aspetti che c'è l'ultima cosa che ti dice, però tornerà, che... In realtà no, secondo non me... vuole tornare. Ma no, tutto a fanculo, andatevi. C'è questo innuendo sessuale un po' LGBT, gay, in giro per il... Insomma, no, sono tutti gay
Sì, so che allora, no, mi sbaglio. No, non nei progetti del, come si dice, prossimamente del regista non c'è nulla riguardo a un sequel o qualcosa del No, ma genere. non credo sia stato abbastanza, cioè, a meno che non... Ma io nella prima parte del film ho pensato, ah, ma sto film qui avrà successo, però No, poi non. mi Io non so, sono dispiace. sempre più convinto che volevano fare qualcos'altro in realtà, e Sì, allora poi si sono trovati con del sono materiale. d'accordo con te. Potrebbe Sono essere anche totalmente d'accordo. una catastrofe se ci pensiamo, se hanno, cioè se è in itinere la cosa e hanno dovuto cambiare tutto, anche perché non è la prima volta, che un progetto nasce come. Pensa al Ritorno al Futuro, hanno cambiato il protagonista. Sì, o anche per esempio Mulholland Drive, che è stato tra l'altro il più grande successo di David Lynch, era il progetto era di fare una serie, una miniserie, non mi ricordo se una mini o una serie, poi per carità, tutto benissimo in quel caso, perché appunto come incassi è stato, credo, Beh, ma il migliore. lì però poi è stato, cioè nel senso non è che hanno iniziato che stavano girando una serie. In questo caso invece E in la questo cosa è caso abbastanza... sicuramente hanno già giochi fatti, hanno dovuto Cioè, cambiare. qui praticamente mentre erano sul set, è chiaro che dovrebbe essere successa una Poi cosa del genere. immaginiamomi solo l'attrice con la voglia, quella di influencer, dove in influencer quel film non era affatto male, ne abbiamo parlato tra l'altro qui, e sicuramente molte persone hanno visto il film, molte persone ricordano l'attrice, quindi mettere appunto, come dicevi te, non ha senso se, cioè non l'hanno usata praticamente, ecco questo, non hanno usato Hanno l'attrice, tagliato. Allora, questo è strano, troppo strano. se tu vedi quando lei torna nella sua dimensione, lei va a salutare sia la zia che lei, Sì. tutta contenta, però lei era sparita. E perché quindi la saluta tutta contenta? Sì, c'è qualcosa che non quadra. Ci sono e non Quindi è sì, solo il salto c'è. temporale, cioè. Perché poi questo viaggio nel tempo, o comunque scusate, nel tempo, questa dimensione parallela è un po' come nel film di Frank Capra, cioè non è che c'è una maniacale attenzione a ok, ho cambiato un dettaglio, poi si stravolge la realtà, cioè è finalizzata solo al discorso, ok, c'è questo serial killer, eccetera, eccetera. Quindi è Altro un Frank, po'. cioè Frank Capra. Infatti pensavo a un tipo uno slasher con Vittorio Sgarbi, immagino, no? Insomma, lui Sì, esatto. che. Adesso si toglie la maschera e c'è Vittorio Sgarbi sotto, tipo. Quello sarebbe stato da fare. E quella sarebbe stata una gran figata. Però sarebbe anche Invece no. interessante capire il motivo del perché il sindaco, beh, aveva un hobby segreto, no? Ammazzare la gente, tipo. Sì, no, infatti no, perché vabbè, in quel caso, sai, cioè, per esempio, a me veramente cadono le palle in Scream, che cioè, sembra che sono tutti pazzi, sembra che la gente è normale, capito, che a un certo punto sbrocchi e cominci a uccidere, cioè non sono veri serial killer quelli di No, Scream, vero, di ma Sinister, infatti no, è quelli vero che la di Pro. forza proprio di quello è che cioè, è un po' come, sai, ah, era l'insospettabile vicino di casa, là, no, è il mio migliore amico che adesso ho scoperto che no, Sì, almeno nei film di mi Dario addio un Argento, pente, capito? tipo. Perché quello così, c'è qualche, si tenta un attimo un po' di dare un senso, però no, No, qua non c'è è. questo qua che ha questi poteri, che poi tra l'altro il discorso di, come dicevi tu giustamente, ipnotizza, perché li vedi tutti imbambolati che lo guardano, ipnotizza il suo popolo, parliamo di un paese con 200 abitanti, no? Però non manca il motivo appunto del perché li ipnotizza e manca anche Come? Cioè, come fa uno a e ipnotizzare soprattutto gente? anche il risultato di questa cosa, cioè, sì, c'è, esatto, l'hanno attaccata. Effettivamente anche il palco è un po' strano perché si trovano con un palco e il palco di solito nel film, nella realtà, nei film si usa o per motivi politici o per motivi di emergenza. Su The Walking Dead si vede continuamente perché stanno comunque ricostruendo una società e in ogni stagione c'è il cattivo di turno che è comunque un leader di solito, c'è questa cosa di Homo homini lupus che si crea una sorta di totalitarismo però criminale, no? Però qua non c'è questo sottotesto, cioè è veramente strano.
non c'è nemmeno un motivo del perché questa persona vuole impadronare, è uno psicopatico fondamentalmente, ti lasciano capire, ma è troppo Sì, in poco, no? realtà all'inizio sembra che sia una semplicemente un pezzo di merda. Esatto. O una persona molto ambiziosa, cioè non ha a che fare, Che però non vabbè. ne faccia nessuno. Sì, esatto. C'è uno che, tra l'altro, insomma, è abbastanza chiaro che c'è Justin Long. Che poi dice: non mi toccate che questa giacca è di cashmere. No, no, è anche alla fine c'è ancora queste peculiarità del tipo da odiare, no? Lo Scrooge della situazione, no? Che non guarda in faccia nessuno, ha in testa solo i suoi interessi e in Ah, questo caso le sì, sue perversioni. ah sì, ora che mi ci fai pensare, sì, è un personaggio che comunque viene anche dalla vita meravigliosa. Sì, è un personaggio della vita meravigliosa. Sì, no, ma è Diciamo la persona effettivamente cattiva della vita esatto, meravigliosa. è Cioè. l'avaro, il greedy, no? Si dice in inglese, tipo, sì. O anche Scrooge fa venire in mente, che comunque è sempre una cosa che ha a che vedere con Natale e comunque con questi Sì, buoni sentimenti, si vede Scrooge, che è appunto trasfusato. Christmas Carol, dicevo. Ma però Invece, puntare tutta la zona intorno era perfetto, ecco, insomma. senti, invece mi è venuto in mente che Stitches era un altro slasher con clown. Se ci sarebbero le cuciture, no? Sì, Sì. no. Ma cosa vuol dire? Ma ci sono tanti slasher, cioè, quello di Hatchet, che ne avevano fatti tre, ma secondo me non è che era tutto sto granché, era Sì, Victor Crowley, mi ricordo, non mi piaceva neanche come era fatto in realtà lui. Thread, una grande stronzata. c'era la palude, che andavano nella casa della palude, c'era il tipo che Sì, ammazzava tutti, sì, no, ma mamma mia. Era comico quello, proprio comico, quasi una parodia ultra splatter, se non ricordo male. Li ho visti tutti, sono sicuro. vorrei trovare un po', mi ricordo The Burning, A The che Burning stai parlando di quello sì, di Sam Raimi, del primissimo? No. non è di Sam Raimi però, eh? Ah no, aspetta, The Burning, questo. È quello, il killer che ammazza con le forbici enormi. Sì, mi suona tantissimo. Ah, dell'81, ok, ci sono. L'ho visto e è di... Ah, no, perché avevo in testa che fosse Oh, di Sam il Raimi. periodo è sempre più o meno lo stesso quando è iniziato Sam Raimi Sì, che poi... e... Ah, ma è quello che praticamente è quasi Venerdì 13, un spin-off sì, è quasi, se non sbaglio. Sì, un sì, sì. riposo, sì. Sì, è vero. Il primo film prodotto da Harvey Weinstein, Esatto, ho appena letto il nome, tra l'altro. C'è anche nella sceneggiatura. poi invece c'è Sleepaway Camp. Ah sì, quello non è riuscito a decollare, nel senso, Non sono l'hai stato mai molto visto tu? famoso. Mamma No, mia, no, che li ho risate. visti tutti, mi è anche piaciuto, è divertentissimo. Cioè, Adesso non sarebbe politically correct assolutamente quel film. la cosa che mi fa troppo ridere di Sleepaway Camp, che è la protagonista, Felissa Rose, sai che ci sono questi che praticamente tutta la loro carriera hanno fatto solo un film come lei, no? Esatto, sì. E che in quel film è una scena famosa, ma lo rivediamo a chi non l'ha visto, capì? Però lei fa così. Esatto. Anzi, fa la bocca aperta. Ed è, mi fa troppo Ah, sì, è morire famosa la scena là, dalle sì. risate che lei ha tutte queste foto con la gente, cioè la gente si fa la foto con lei e lei deve fare Si sempre fa quella questa faccia faccia là. di deficiente Sì, che ogni poi è volta, stranissima la capito? faccia, ti resta in testa, tipo. Sì. L'ho vista tra Sì, l'altro pochi giorni cioè, è fa. abbastanza strana in realtà, quella cosa lì è stata fatta perché ha visto il film, perché è stato creato un prosthetic, cioè hanno creato un dovevano fare una faccia Esatto. finta e metterla sul corpo, insomma, lì per far vedere che, insomma, non dice, insomma, però per quel Sì. motivo, quindi doveva essere una faccia che aveva un'espressione, chissà per quale motivo, sta faccia con la bocca spalancata che però guardava a destra, boh, che caspita. Sì, so che ho visto su Instagram da poco che gira parecchio di tipo delle appunto Sì, delle dei frame, di io quei ogni frame anche. tanto
Io ogni tanto faccio questo appello per poterla salvare, no? Cioè, nel senso che perché lei è costretta sempre a fare questa faccia da cretina, e allora Metteranno nella tomba la, il basso sì, cioè rilievo. metti i vestiti sulla immagina sulla ecco, l'ho fatto Sì, pure io. sembra le parodie anche dei Simpson dell'Anzuomo Talpa che diventa famoso perché gli tirano una pallonata nel lingue e lui fa sempre così, ah, tipo, sì, oppure come, anche come si chiama, come Alvaro Vitali che faceva la macchietta, no? Col fischio assenza, tipo cose che ti si attaccano Eh sì, addosso, non una so se lo cosa che tu conosci. sei costretto a fare Che tutta ti la vita. rovinano poi anche, no? Tra l'altro. Infatti, cioè, questa, capito? Immagina questa, voglio dire, io mi immagino questa cosa assurda, che questa ogni qualvolta qualcuno la incontra, soprattutto se, cioè, quindi migliaia di persone, mica due, cioè migliaia di Sì, che poi in persone America per lì vengono ovviamente alla è molto convention più. e lei deve sempre fare questa cosa, cioè è atroce, è una Sì, poi cosa raccapricciosa. ricordiamo che Sleepaway Camp è un cult totale in America. Da noi è misconosciuto, se non per i fans dell'horror, ma in America è un cult. Forse un cult trash anche da un certo punto di vista, però è un cult. Sì, cioè, sì, diciamo che a me, chiaramente non è un film che ha fatto milioni di... Eccola qua, eccola qua. Non è un film che ha fatto milioni... Vedete? Lei Ah si è sì, sempre... la vedo, sì. Dio mio. sempre fa sta fa... Ma dai, è ridicolo. Cioè, come si fa? Sarebbe da prendersi una per Halloween o per Sì, Carnevale, sembra che non so c'è come una si chiama, paresi. una cosa di gomma, esatto, sì, così. Sembra anche un po' Jack Nicholson quando esce dalla porta, sai, tipo. Sì, prendi, metti che Jack Nicholson fosse stato un grandissimo sfigato ed era Parra. costretto a No, Giulia, fare. è veramente triste. Queste immagini che stai postando. Sì, Sì, sicuramente sì. che è una parese, tipo la morsa è una vipera. Tipo, Sì. E quella originale, tra l'altro, è per chi volesse saperlo, è proprio sopra la parola free, se non erro, vero? Sì, quella è l'originale, che è anche molto giovane, là, credo. Sì, perché è proprio quello il succo Fa della ridere, sorpresa. guardate la foto in basso a destra, chiaramente lei non ha nessuna voglia di fare quella faccia e la fa pure Sì, male. infatti. Vada a cani, tipo, Sai che da questo che così... odio. No, ma sarà la settemillesima volta quel giorno che gliel'ho chiesto di fare questa roba, e dire, basta, mi anche perché deve Veramente essere anche a fastidioso. paresi alla mandibola, dei crampi, tipo, dei problemi di Deve salute essere grandissimi. doloroso, no? E poi anche quella sopra, che sono tipo in un festival, nel fango, non so, e ci sono Sì, due che deve... tentano di farlo, non sono in grado minimamente. Uno si è da Sì, Carlato, l'altro poi si è devo dire Carlato. che vabbè che sta diventando un po' così ovunque, però negli Stati Uniti è proprio una rottura, perché li pagano, no? Vanno Sì, lì, la gente, esatto, i questi super guadagnano, è il suo nerd a lavoro, livello... da Luigi è il suo Mi ricordo lavoro, una guarda volta così. che Pito disse: ah, sono stato fortunatissimo, ho pagato solo 40 dollari per avere una foto e un autografo con che caspita, che non lo so, insomma, Sì, oppure in Rick Europa Remender non lo c'è la fanno, faccia. cioè non ti No. sogneresti mai, ma io non lo so se qualcuno, cioè, mi prenderebbe male, sinceramente, Non so se se... qualcuno pagherebbe, più che altro, non c'è abitudine, cioè. Sì, ma cioè, il fatto che negli Stati Uniti fa... Cioè, che senso ha pagare? Cioè, voglio dire, se la gente, se lo sanno tutti che si paga per avere quella foto, che motivo c'è? Si è di esatto, tra l'altro, ma è una cultura Che... probabilmente che si è formata e rimane così, Vabbè, non so. che sì, Nella foto in alto a comunque... sinistra è con Putin da giovane, sembrerebbe anche Sì, interessante. probabilmente è lui. Sì, esatto, che è per la convention. Non mi stupirebbe se Putin... Ah, c'era pure uno slasher sino evil con quello là del... come si chiama? Con il wrestler. C'è uno che si chiama Chrome Ah, sì, Skull. l'ho visto anche quello là, ma è quello, non è quello dell'hotel, sì, o dell'appartamento. No, 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 Sì, è credo di sì, tipo... no? No, sì, c'era un... Che tra l'altro c'è anche Catherine Isabel. Questa fa un po'... Questa sta a Sì, no, canale Ivo gas. lo conosco, aspetta, se guarda. C'era uno che c'è Come la si... faccia di un bambino che si chiama Rails. Sto cercando un po' gli slasher. C'è uno che si chiama Killer Pizza. Bene.
Ah, il collezionista di occhi, Sino Evil, con... Kane. Sì, esatto. È bruttino, mi pare, quel film. Non lo ricordo neanche, penso a te. Collezionista di occhi, preso direttamente da Jeepers Creepers, senza spudoratamente, tipo. Il concetto. Free Felissa. C'era un film che si chiamava Slashers, non so se te lo ricordi, che però era una specie di Hunger Low Games, budget. adesso potremmo dire, cioè che c'erano tutti questi assassini psicopatici che tu dovevi superare per fare un gioco, una specie di reality show. Sì, eccolo qua. No, aspetta. Ah, no, mi sono sbagliato. C'era Sai che pure c'è una un serie clown con la TV che si motosega che chiama... si chiamava Chainsaw Charlie, mi ricordo. Sai che c'è un telefilm, una serie TV che non è ancora conclusa, si chiama proprio Slasher, non so se è andata, sì, su Netflix. Tra l'altro è estremamente violento, classico slasher, carino anche, te lo consiglio se non l'hai visto. Anche il film che tu suggerivi, The Last Matinee, è uno slasher, da quello che capisco. Sì. Ma leggevo proprio oggi che c'è una... come si dice, va moltissimo ultimamente lo slasher nuovo. Eh sì, però in realtà non è che ci siano tanti, cioè sto cercando di trovare slasher un po' meno conosciuti. Fai un po' pensare. Però Beh, ci sono anche tanti film che poi vorrebbero essere I Wanna Be, ma poi non diventano slasher. Ci sono delle produzioni polacche. Adesso non mi chiedere il titolo, che le hanno fatte per Netflix, e anche là erano molto, molto, molto sullo stile Venerdì 13, solo che non ti so dire, parlava di due fratelli deformi, tipo che, insomma, tipo Ron Torn, per capirci, ecco. Beh, ma quello mi sa più di survival che di... Cioè, voglio dire, Le Sì, colline hanno gli quello occhi è uno slasher? è. No, quello non lo definirei uno Ah, c'è uno slasher, o che si chiama comunque The non intendo. Stylist. Stylist, non Sì. E conosco. poi c'era... Vabbè, c'era... Oddio, come si chiama? Però slasher con la faccia da... Ok, ho visto lo stylist. The Mutilator, sì, pure questo l'ho visto. Ce ne sono tanti, ma non ce ne sono, secondo me, abbastanza. E Forse poi c'è questo. questo qui, non so se lo vogliamo portare, che si chiama Totally Killer, che credo che sia molto simile a sta stronzata che di oggi. Non so se lo vogliamo portare. Totally Killer, Totally che ne dici? Killer? Ah sì, Sì, credo. questo qua te l'avevo. Sì, questo sarebbe da portare. Questo trovo molto interessante questo film, almeno sulla carta, non l'ho ancora visto. Questo Dovrebbe essere una sarebbe. cosa simile, cioè dovrebbe essere praticamente più o meno la stessa storia. Qui però c'è un tipo, un killer che torna 35 anni dopo il primo omicidio, torna ad uccidere praticamente. Quindi, sì. Ah sì, esatto. Il 17enne Jamie viaggia indietro nel tempo fino al 1987, determinato a fermare l'assassino. Ah, ok, siamo proprio nello Sì. stesso argomento, viaggia nel tempo. Cioè, vabbè, qua è dimensione però, più o meno, insomma. E invece se noi cerchiamo di fare, se noi dovessimo pensare a dei killer relativi alle festività, cioè per dire c'è il Thanksgiving, c'è quello di Natale, venerdì 13, Halloween, che altre festività, cioè perché non c'è il serial killer di Pasqua? Che esce dall'uovo, ma sicuramente c'è. Vediamo. Eh no, infatti, perché non c'è il serial killer? No, c'è, però di quelli vestiti da coniglio pasquale ce ne sono tanti. Ah, sì, quelli mille, sì, è Sì. vero. Cioè, di coniglio pasquale assassino, per cui vediamo Easter o slasher horror. Dobbiamo cercare, per cui Trovato. Allora, oddio, qui ho trovato un sito dove te ne mettono 13 in linea.
Bunnyman Bunnyman, Vengeance, poi c'è Killer Bunnies. No, vabbè, la sì, ma Night of the c'è Lepus non c'entra Bunnyman, niente. infatti. Sì. No, qua parlano poi di... Ah, sì, eccolo qua. Ah, vabbè, no, Tra ok. l'altro, Ma non Bunnyman c'era un hanno drama fatto con... tre sequel, due sequel. Peter Rottentail, Coniglio Pasquale Assassino, Serial Rabbit, c'è qua. Serial Rabbit. Sì, però probabilmente, sai cosa, credo, sfocino tutti nella parodia anche, no? Ma Mi sì, ma auguro. deve essere Guarda, per Serial forza Rabbit così, è altrimenti. arrivato all'episodio 7. Ok, non male. Serial Rabbit. No, ma perché comunque queste robe qui. Straight to video, cast sconosciuto, regista anche. Cioè, ci sono le sales agency, pure le stesse che rappresentano questi film qui, insomma, che quando vedono Figurati. che tu fai una stronzata di questo tipo, gli si bagnano le mutandine. Perché paradossalmente queste robe qui vendono sempre. Ma sì, ma tra l'altro, vabbè, adesso c'è, ok, on demand da anni, vabbè, c'è lo streaming, ci sono i prima, una volta c'era la, è come dire, una volta c'erano le videoteche, andavi con l'amico, con l'amica, con la ragazza, con la fidanzata, con quello che sia, due birre, tre birre, popcorn, patatine, prendevi un film senza nessuna voglia di impegnare la mente, ecco, lo slasher più cacare fa, meglio è, in un certo senso, quindi è Purtroppo però, un mercato. ecco, la mia intenzione era appunto rifare lo slasher però del Capodanno cinese, no? Perché non esiste. Ma lì avrebbero, accetterebbero una cosa così? Sì, Ma no? neanche No, lontanamente. vero? No, no. Ormai non Ottimo. accettano neanche che gli dici buonasera, quindi non è proprio. Quindi. Ma esistono film horror Però, cinesi? cosa? No, Non esistono film horror, perché ci sono film produzione cinese, anche, mi ricordo li avevo ma visto anche lì, Far East Film Festival, qualcosa del genere. attualmente mi sembra che è proprio fare film che diventa una cosa complicatissima. Cioè, nel senso, avere l'approvazione, loro Nulla sanno che il osta, cinema tipo. è una grande. È molto forte, no? Per Sì. controllare, quindi non è una cosa alla quale badano più di tanto, insomma, nel Ok. senso che dicono che bisogna mantenere sano il cinema è una cosa prettamente americana Sì, non interessa in poche per gli parole. animali. E vabbè, comunque questa è una cosa abbastanza triste perché comunque è una grande industria cinematografica, però adesso assolutamente si sta. E vabbè, comunque non siamo riusciti a identificare, però vabbè, abbiamo visto la faccia di Felissa. E comunque E del film possiamo dire sì che, vabbè, sì, vedetelo, a cioè non livello è di un film. regia non è male, cioè è una buona confezione. Ecco, il problema è proprio la struttura in sé che è confusa, che a volte si confonde. Boh. Vedetelo, poi vabbè, Da insomma, vedere, anzi, sì. È ironico, non abbiamo molto sottolineato questa cosa, tu l'hai sottolineato un paio di volte, è un ironico, paio di fa ridere volte ho riso effettivamente. quando mi ha fatto ridere anche alla fine quando lei incontra il suo ex che gli Ah, faceva le corna con la sì. tipa e va lì, ha detto, loro capito, si trovano sgamati e lei gli fa: ma no, ma chi se ne frega, siete una Ah, sì, è bellissima meglio coppia, va così bene. alla fine, sì, E fa esatto. yuhu, belle, loro rimangono abbastanza Sì, e poi basiti. c'è questo tocco anche di, insomma, ricordiamo che comunque è un film di Natale, fondamentalmente, cioè, tutti sono felici, tutti sono contenti, un po' appunto come James Stewart che corre in giro, ecco, appunto, James Stewart che corre in giro a dire buon Natale a tutti. E lei lo fa lo stesso in poche parole nel paese, non gli frega più di andare in questa università La pa la, prestigiosa. la parte più azzeccata è appunto quella parodistica cinefila. Sì. E lei dice: io appartengo a questo posto, quindi c'è anche questo Sì, mi significato sembra che dica che. proprio ti appartengo e se ci tengo io prometto e poi mantengo. Sì, è vero. Ok, E quindi lo consigliamo, no? Direi sì, beh, perché non consigliarlo, non vedo il motivo. sì, Non si grida
miracolo, insomma. Perché no? Se voglio, facciamo. Ah, io vedo anche che La vita è meravigliosa adesso Un lo filmone. hanno colorato. Ah, sì, beh, può essere, sì, perché no? Non lo sapevo. Allora, chiudiamo facendo vedere, quindi. Aspetta. Vaffanculo, vaffanculo. Corrispondenze più popolari, ce ne sono miliardi. Sì. Scappo dalla città, la Vaffanculo. vita, l'amore, le vacche. Si cerca sempre di fare. Perché questi film, i film di Natale fanno un sacco di soldi. Certo. Salvi un sacco di amici, nucleo familiare, eccetera, eccetera, da dipendente, non c'è cosa fare, perfetto. Anche i musicisti, no, che fanno la canzone di Natale. A me piace tanto come, per esempio, Una poltrona per due sia diventato assolutamente il film di Natale Sì. italiano. Quello, come, eccolo qua, questa è la scena che tutti, Lì è credo, grano tutti colorato. conoscono. Poi sono scritte terribili, anche un solo per amico. Ah, eccolo qua. Oddio, sembrano i documentari sulla seconda guerra mondiale che ci sono adesso anche su Netflix. Sì, e poi è colorato. Vabbè, sì, per carità, è un bel lavoro, ma. Vedi, questa scena ricorda un po' la scena, appunto. Cioè, questo contesto, questo lui dovrebbe essere il personaggio di Justin Long, no? Esatto. Non può ritenersi un fallito. E di qui sembra invece. Ma quelle sono altre persone che si ammazzano. Ma sai che me lo ricordo adesso questo film, cavolo? Vecchio scureggio. Ah, ecco, si è messo. Mio Tu parli così ogni Dio. tanto, Certo, da solo. Ma quello è no? Se avessero bellissimo. messo quella No, mi ha scena fatto con venire lui, voglia di vederlo adesso. l'assassino che balla così. Io mi sa che lo guardo a colori. Tanto. Incredibile. Questo bacio alla via col vento. La bambina con l'orologio assassino. Una campana. La vita è Vabbè. meravigliosa. Che brutte Vabbè. quelle scritte, vero? Sì, infatti, perché? Terrificante, no? Grazie Perché? Vabbè, comunque, grazie a tutti, grazie a Davide. tutti, grazie a te. E la prossima volta allora potremo fare effettivamente Faremo quell'altro film. Sì, di cui ho questo. dimenticato il nome di nuovo, però insomma. Totally Vabbè, Totally Killer, guarda, tra 6 minuti. Killer, esatto. Sì, Totally sembrava anche Killer. abbastanza interessante l'incipietta, il E poi soggetto. faremo il Vedremo come si tallone da comporta. killer. Vedremo come si Perfetto. comporterà quel film, che tra l'altro, per chi non lo sapesse, no, sì, sono sicuro, è su Amazon Prime, per chi ha l'abbonamento è gratuito. Perfetto. Quindi andatelo a vedere su Amazon Prime e ci Subito. sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti. Settimana. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 maledetti, ciao.